Cinque persone sono indagate nell'ambito di un'inchiesta sulla gara d'appalto per la valorizzazione dell'ippodromo Le Mulina di Firenze. Tra gli indagati c'è anche Simone Tani, dirigente del comune e nei primi anni 2000 anche assessore in Palazzo Vecchio. Qualche mese fa era poi approdato al CIPE. Tani era uno dei membri della commissione che aveva assegnato la gara alla SRL Pegaso, di cui erano amministratori Guo Sheng Zheng, Olivia Rofani e Luisa Chiavai, anche loro, secondo quanto si apprende, iscritti nel registro degli indagati, con Massimo Cortini, uno dei soci dell'altro raggruppamento temporaneo d'impresa, RTI Park Lives, che poi si ritirò e non partecipò al secondo bando dopo che la stessa amministrazione comunale aveva annullato la prima gara d'appalto. Nel corso delle perquisizioni fatte nelle abitazioni, negli uffici degli indagati e nella sede della società Pegaso sono stati sequestrati materiali cartaceo e alcuni computer. La gara d'appalto per la valorizzazione dell'ippodromo venne bandita dal comune nel giugno 2012. I concorrenti erano due, la Pegaso e il raggruppamento temporaneo di imprese RTI Park Lives, all'interno del quale c'erano quattro diverse realtà. Nel dicembre 2012 RTI presentò un ricorso al TAR che sospese l'aggiudicazione della gara vinta dal concorrente. A quel punto il comune, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe deciso di annullare, per autotutelarsi, il bando di gara, ma anche questo provvedimento fu impugnato da RTI. Prima ancora che l'amministrazione comunale bandisse una nuova gara, sarebbero partite le offerte a Massimo Cortini, amministratore della SRL Gusto Fiorentino, uno dei soci del RTI, per ritirare il ricorso al TAR e non presentare eventuale offerta per la seconda gara. In cambio a lui, a un'altra socia del raggruppamento di imprese, che avrebbero subito anche forti pressioni, venne garantito un subappalto dalla Pegaso, con la promessa scritta di poter gestire circa 400 metri quadri dell'ippodromo per attività da ballo. Cortini avrebbe accettato, sempre secondo l'accusa, mentre la sua socia rifiutò, portando avanti i ricorsi al Tribunale amministrativo, che poi, nel luglio 2013, annullò il primo bando. Alla seconda gara RTI non partecipò, avendo comunque perso uno dei principali protagonisti del raggruppamento, ossia Gusto Fiorentino. Tra quanti avrebbero esercitato pressioni sui soci di RTI, anche Simone Tani, sempre per gli inquirenti, che avrebbe fatto pesare il suo ruolo all'interno del comune. Altra indagine, ma partita da quella legata alla gara d'appalto per l'ippodromo delle Mulina, vede coinvolto il presidente del quartiere 1 di Firenze, Maurizio Sguanci, del PD. Sarebbe indagato, insieme ad altre due persone, nell'ambito di un'inchiesta su dei lavori stradali nel centro di Firenze. Le due indagini sono distinte e non hanno collegamenti.